tante applicazioni, tante tecniche. È movement without a scope has several applications to use it. Se io vedo, mi alleno sulla tecnica. If I learn to use the movement only with technician, non vedo il movimento, ma vedo la tecnica. In this case, if I don't see the movement, but I see the technician, non riuscirò a vedere le altre tecniche. I don't see the other technician that I will use it. Il movimento neutro mi apre la mente. The movement without scope open my mind. Perché io devo ricordarmi solo il movimento. Because in this case I remember only the movement. Mentre without la tecnica, the scope. La tecnica mi chiude la mente. But the technician closed my mind. Ok. Because I use only technician without to learn the movement. Quindi quando voi fate, vi allenate, no, dovete semplicemente, la cosa importante è sentire il corpo e sentire il movimento. The important thing when you learn to the movement is to hear your body. Okay. The movement into your body. Noi adesso svilupperemo alcune applicazioni. In this case we develop several applications di base. A base of several applications. Ma loro devono focalizzare il movimento perché dovranno trovare altre applicazioni. Your focus in this case is to try and to search other applications. Ok. Allora, prendiamo. In this case, for example, we have the first cutting line. Ok. Lui attacca. Allora, il movimento di base noi possiamo lavorare. Per ora lavoriamo solo col carambit, quindi noi possiamo lavorare partendo davanti col carambit, quindi sarà carambit mani. In this case we use or only carambit or only hand or carambit and hand. Quindi può essere. So, in this example, mano, I block my opponent with hand, and I cut my opponent. Carambit, mano. In the second example, I use the carambit and then the hand to block my opponent. Mano, carambit. In third example, I use the carambit and hand. Noi adesso iniziamo con controllo della mano. In this case, I control my opponent with hand. Okay. I block my opponent with hand. Okay. E il carambit va a colpire, quindi sfrutto le linee di taglio. And in this case, I use the cutting line to hit my opponent with the carambit. So, I block my opponent with my hand and I use the cutting line to hit my opponent. In one way and in second way. Mantengo lo stesso attacco di base. I use the same attack. E cambio il lavoro delle mie sequenze. And in this example, I use the same attack and I change my cutting line to hit my opponent. Ok. Mantengo l'attacco. Ok. Quello che il lavoro di coppia mi serve per sviluppare delle attitudini, delle qualità che non posso sviluppare nel movimento a vuoto. When I work with an opponent,
I use the same way to use my movement, my body movement. Che sono la tensione del corpo, quando lui attacca, io vado a fare una tenuta. When my opponent try to hit me, I block him. Creo, lui avrà una forza, io devo sapere quanto il mio corpo deve tendersi per poter tenere. In this case, when an opponent try to hit me, I have to block it. Devo capire, una è questa qui, quindi capire quanta tensione nel mio corpo devo creare per la tenuta. In this case, with an opponent, I have to learn how to use my body tension to block my opponent. Due, la distanza. The fundamental in this case is the distance, quindi, with my opponent. Per avere per poter esprimere i miei movimenti. In this case, no. I can use my movement with the correct distance. This is the right distance with my opponent. E gli angoli che devo prendere. And another fundamental thing with my opponent is the angle that I use when I want to hit him. Quando li ho sviluppati, li devo portare nel movimento a vuoto. When I developed this movement with the opponent, I have to try the same movement without an opponent. Quindi nel mio movimento a vuoto poi dovrò creare le tensioni che sviluppo con lui. In this case, when I stay without an opponent, I have to create the same tension body when I use my body with an opponent. E gli angoli giusti. I have to use the right angle, right tension body and right movement with an opponent and without an opponent. I have to use the same things. Ok, in maniera tale che il lavoro a vuoto, il lavoro tecnico sviluppano due qualità diverse che si devono montare. In this manner I can use the work with an opponent and work without an opponent in the same manner. Ok, quindi ripartiamo. So, in this case I have an opponent. Vado a prendere le sequenze, loro creano delle sequenze, quelle sequenze le riporteranno su questo lavoro. So, in this case, you use your sequence that you have created previously, and then you use it with an opponent, with the right body tension, right angle and right movement, and then I use the same sequence without an opponent. Adesso, primo angolo, ok, attacco. Voglio vedere quello l'avversario senza l'avversario, che fa la stessa cosa. Il primo angolo, vado a occupare uno spazio del suo, un angolo, lo spazio che lui mi lascia di gioco. Quando lui attacca. When my opponent try to hit me. Ok, c'è una parte che, di spazio che occupa lui. There is a space or angle that my opponent use to try to hit me. Quella che io chiamo lo spazio pieno perché è occupato da lui. This is a full space that my opponent use to try to hit me. Io vado sul suo attacco vado a occupare lo spazio che non è occupato da lui. In this case, I occupy the free space to try to hit him. Ok.
può essere con uno spostandomi completamente se ho lo spazio. In this case, this space, I occupy this space when the opponent try to hit me. O spostando solo il mio corpo, dando l'angolo col mio corpo. In this second way, I use only my body movement to hit my opponent. Okay. And I don't use my feet. Nel combattimento, la gestione degli spazi, l'occupazione degli spazi è fondamentale. It is a fundamental thing to try to occupy the correct space to hit my opponent. Vedete che vado a prendere dal mio centro, lui mi attacca qua, vado a prendere uno spazio diagonale con il mio corpo. In this case, when my opponent try to hit me, I occupy other space. Se free space. Se ho molto spazio, se il tempo me lo permette, posso spostarmi con tutto il mio corpo. In this case, I use my feet to occupy the free space to hit my opponent. Se è corto, quindi il colpo è molto più rapido, quindi non ho il tempo di spostare. If I stay so close with my opponent, I use my body to occupy the free space and hit my opponent. This is the correct way to use my body. Quindi vado a eseguire le sequenze sia lavorando da fermo con le gambe, ma dando gli angoli. So you have to create the sequence only with the angle with your body, in this case, in this manner. Without footwork, but only with the body movement. O andandomi a spostare proprio con il corpo. Or in the second way you use a footwork to move and occupy the free space to hit your opponent. Quindi da fermo, dando però l'angolo. Ok. Si vede per terra? Sì. Ok. Un po' più su. Sì. Ok. Perfetto. Questo è il mio angolo di entrata. This is my angle of attack. O lo vado a occupare con il corpo. I can use my body to occupy the free space. O lo vado a occupare con tutto il corpo. Or with the only angle body movement, or with the footwork and body movement. L'importante è che prendo l'angolo. The fundamental thing is to keep the angle to attack my opponent. Quindi lavorerò le sequenze che creo, controllo della con la mano. So in this case the sequence are block my opponent with hand da fermo and hit my opponent with the top of karambi without footwork o spostandomi a una doppia or with the footwork. In this two manner. Ok. Quindi creo delle sequenze di qua. Ok. These are the several sequences.
that you can create to learn the thoracic movement. Sull'attacco ad aprire. When your opponent attacca ad aprire. When your opponent use this way to attack me. Io avrò l'arma all'interno, mentre di qua io ce l'ho all'esterno. Quindi è all'interno. I stay in the internal space from hand and shoulder of my opponent. Si crea una porta sopra. You have to image a door. Una porta sotto. Another door in down. E io posso, se posso andare a occupare con l'arma le due che si creano. Se vado sopra, vado qui sotto. And in this case you use these two door to hit the opponent. Se vado sotto, vado qui sopra. You can use the sequence first in down way and then in the upper way. Or you can use the two doors first in the upper way and in the second in the down way. È importante questo cambio di piano. It is a fundamental way. Proprio perché devo andare a ingannare l'avversario per aprire delle porte. It is fundamental to try to joke your opponent. To hit him. Okay. Attacco sotto. This is the first attack. Per andare sopra. And in this case you have the second door open to hit your opponent. Attacco sopra. In this case my opponent blocked me in the first door, but I can hit it. In the second door. Nel combattimento. When I try to hit my opponent. Difficilmente, se l'avversario è un buon combattente. If I have a good fighter. Mi fa entrare direttamente col primo movimento. If he is a good fighter. He will try to block me in the several manner. E quindi devo creare un lavoro di che il mio primo movimento prepara and il movimento che devo entrare. The initial movement or the initial attack of my opponent serves me to try to hit the opponent at the end. So I joke my opponent with the first or second movement, and at the end I hit him with a final movement. Okay. In this case, there is an example. Andrò sotto per andare sopra. I use the door, the lower door, to go at the end in the upper door and hit my opponent. Andrò sopra. In this case, I go up to joke my opponent. Sopra. Sotto. And enter in the second door. Sopra. And hit my opponent. In this case there is a fake attack. Cambiamo. Fake first attack. And the important attack is the second. Quindi. Uno. Lui rimane, l'esercizio lo posso fare, lui rimane qua, lo controllo. This is an exercise that I can try to use in my sequence. E lavoro sull'asterisco, passando
In this case, I can try to use the cutting line of Asterix. The several sopra, lines sopra. Up and down at your opponent. Posso controllare con la mano. I can block my opponent with my hand. E l'arma può lavorare. And I work with carabine. O vado direttamente con or, creo la, le sequenze e vado direttamente. Abbiamo visto uno, due. Or I can use the carabine in the first and the second way. Quindi il primo movimento seguo la stessa linea di taglio ma mi apre il varco. This is the second cutting line in Asterix. L'arma rimane qua, non la porto più giù, in maniera tale che guarda lui. I stop the movement, rientro. And at the end I hit my opponent with the last line. Faccio il lavoro che facevo da qua a qua, lo faccio in questa zona. I reduce the movement about cutting line. In the middle of my body. Essendo corto qua cosa faccio? Spalla. In this case I use the shoulder, gomito, and forearm. Okay. Shoulder and forearm to hit my opponent. Guardate il mio corpo. The first attack and the second attack. La sequenza 1, 2, 3. This is a sequence that you can try to use. Case these are two opponent attack. Può essere tutta la sequenza this, di attacco, quindi this is an attack tre. Sequence. Il primo movimento mi serve per deflettere, il secondo per The first movement is to deflect my opponent. The second and third movement. Oppure i primi due movimenti mi servono per deflettere. Or first and second movement I use it to deflect my opponent. And I hit him in the third movement. This is all sequence to cut my opponent. Primo movimento deflette. In the first movement I deflect him
And in the second and third movement I cut him. Due movimenti di femmina. Il terzo. These are two defensive movements and the third movement cut my opponent. Tre movimenti di femmina. These are three defensive movements. Questo per far vedere come un movimento può sviluppare sia la fase difensiva che offensiva. Nel combattimento tu ti muovi, è come se l'avversario capita in mezzo ai tuoi movimenti. So in this case, in with one movement I can use it to try to hit my opponent. Tu ti muovi, cerchi l'angolo, cerchi lo spazio, cerchi... In this case, with this movement, I try to find the angle, the correct angle, the correct body movement. E l'idea è che mentre mi muovo lo chiudo, lui si incasta nei miei movimenti. And the final idea is that I use this movement in the free way and my opponent is in casual position to try to receive my hit. Quindi quando create una sequenza, so when you create the first sequence, dovete svilupparla sia in fase solo offensiva. You have to develop the sequence in the attack way or in defensive way. O mista. Or mixed way. Cambiando, attack and defensive. Cambiando i punti dove difendo l'attacco. You have only to change the point of attack and the point of defensive. Questo sviluppa un'educazione e un'apertura mentale. In this case you open your mind and your educational way. Perché lo sviluppare, to develop, fa sì che riesco a capire i concetti e a interiorizzarli meglio. So in this case you can learn the movement in the correct way. And your body try to memorize the correct way in the correct manner. Ok. Quindi adesso per concludere. At the end. Sono già le 5 e poi alle 6 ho un impegno. At the end. E voi dovete lavorare sulla danza. You have to work with the dancing hands. Vista semplicemente come non tecnica, ma semplicemente come ascolto del proprio corpo. You have to hear your body and you don't use any technician movement. Just to hear your body. Farla con il karambit. The second sequence is use the karambit. And reply the same movement. Lavorare sulle sequenze di base, quindi fare solo le singole linee. You have to reply the cutting line in the asterisk that you see previously. Creare delle piccole sequenze. So at the end you have to create your own sequence. Quelle sequenze svilupparle sia per la fase offensiva, difensiva e mista. And you have to develop this sequence. La stessa sequenza. This sequence in the attack or defensive or mixed way. Okay. Or the same sequence. Lavorare in maniera statica. So in this case you have to work in the static way, in maniera dinamica, without footwork, with footwork. Poi ricreare la danza.
So create again the sulla base degli angoli di attacco. The dancing end with the cutting line. E inserire da lì dove vado a una sequenza che ho creato e poi riprendo a danzare. So you have to use your sequence, your own sequence, and you have to use again the dancing hands. And in loop you have to try again. Loro possono creare dei video. You can create a video. Mandarmeli. You send me this video. Io creerò, posso creare per ognuno delle cartelle dove loro possono poi mettere i video. So I create a folder with your own video. E aiutarli nello sviluppo. And I can help you to learn in the correct way, the correct manner, the use of Karabit. È importante che lavoro lo sviluppino loro. It's fundamental to develop your own manner to work. Perché se no rimane solo un copia e incolla di quello che c'è, un copiare qualcuno, riprodurre qualcosa. Because if you don't learn to create your own sequence, you don't learn the correct way to use it. Is it okay? In qualsiasi momento loro mi possono contattare e io li aiuto. We will keep in touch in every moment. In every moment you can send me a question, a video or other things. Se ci sono delle domande per concludere. If you have any other question. Yes, sir. Okay. Excuse me, sir. I have some questions to you. As I know, we learned today we have five ways of holding the current beat. First one is holding like this. Second one is holding like this. Third one is holding like this. Fourth one like this. And fifth one like this. Okay. My first question is there a different way of using when we hold like this and like this? La differenza. Or even like this. È sbagliato, corretto, la differenza. Questo. In this way. Di questo qua. Yeah. So what's the difference? What's the different way of holding like this and holding like this? Is there a different way of using? Allora, dipende dalle impugnature, perché alcune impugnature sono piccole, cioè i manici sono piccoli, quindi non arriva qua sopra, andrei nella lama. In some karambit, are more little than this. Dipende so, dall'impugnatura. Depend on the karambit. Because in this case you have to use the karambit in this manner. Ci sono alcuni che sono piccoli e se li metto in questo la mia mano va a finire nella lama. There are other karambit there are little than this, so you have to use other finger. Se questi lunghi li impugno qua, ho poca impugnatura per la dimensione dell'arma. In this specific karambit, this is a wrong way to use it. E quindi è più ballerino, ha più movimento. Because I can't handle in the correct way the karambit. Perché parte del manico non lo prendo. Because I can't use in the correct way the karambit. Mentre con questa impugnatura qua, che per me è fatta su di me, che arriva giusta. I have to use this karambit in this manner. Per me ho in this case I have grip with the karambit. Ok. Da questa posizione qua fare il twirly è più maneggevole. In this case I can use twirly in the correct way. Di qua hai un aggancio diverso, non lo riesco a fare, devi fare un passaggio. This e devi aprire maggiormente la mano. This is a wrong way to use this specific karambit, to try to use it for twirling. Questo non ho bisogno di aprire molto la mano, quindi per me va bene.
Questo, se io devo fare il passaggio, se la mano rimane chiusa, il dito la sbatte qua, quindi devo aprire e quindi non ho un buon, per me non ho un buon controllo. I don't have a good manner to use the karambit in that case because I don't have a fundamental grip to try to hit my opponent. È importante avere sempre controllo anche nella fase in cui ruota, non deve vibrare. The fundamental thing about the karambit is have the as the grip the in the your hand with the karambit. The fundamental thing. Okay. The second question is about this tiger ring. So, is it possible to use this tiger ring to connect the control the finger like this? Lo spazio, cioè. Do submission. Allora, ogni arma. Okay. Ogni arma va costruita sulla persona. Every weapon that I use is for the specific person. Dipende da come ha la mano, alcuni hanno le dita più spesse, alcuni meno. So every weapon is for a specific person. In this case my karambit is specific for questo me. Questo è costruito sulla mia mano. I build this weapon for my hand. Quindi quando si compra su internet o cosa, può essere che vada bene o che a volte è troppo largo o che è troppo stretto, dipende dalla mia mano. Every weapon has a correct hand to use it, because in other cases you can use the weapon in the wrong way. You don't have the grip. E quindi se uno vuole, come io, tutte le armi che ho sono costruite e bilanciate per il mio modo di combattere. Every weapon that I have, sticks, machete or karambit, I build them for my hand. Io dico è come la stecca per uno che gioca a biliardo e la sua, si fa costruire la sua stecca. Riesci a spiegarla? È fondamentale, le armi vanno bilanciate. You have to image the stick of pull that every person build the specific stick of pull for your own. So in this case the weapon is the same anche, thing. Anche il peso delle armi devono essere legati al movimento. Io ho un movimento molto fluido e elastico, quindi ho bisogno di un'arma agile. So not only the weapon but also the weight of the weapon is fundamental for the person. Also the weight is built for the specific person. E quindi magari uno è grosso e ha bisogno di un'arma più pesante per sfruttare la sua forza. Io essendo agile ho bisogno di un'arma agile per sfruttare la mia agilità, e ognuno deve capire le sue caratteristiche e modellare la stessa arma per le proprie caratteristiche. For example, for my body I prefer to use an agile weapon, but other people prefer to use heavy weapon because are bigger than me. So is fundamental for the every person to build the weapon and weight of weapon for the specific features of person. Yes. Okay. Come si sono trovati? So the
How do you think about this webinar? Very good. Maestro, sono felice a partecipare a questo webinar. Grazie, grazie a te. Direi che ci sono altri webinar. Parlo poco italiano, parlo poco. Ma ti capisco. Sì. Ok. Ok, se per voi va bene, creeremo degli altri webinar sempre sul Karambit per poterlo sviluppare sempre di più e per darvi strumenti per poterlo sviluppare anche voi. There are other several webinar about Karambit, so you can try to learn other movement or to use this weapon. In the next weeks there are other webinar. Okay. Se non ci sono domande io vi saluto. È stato un piacere avervi qua. My pleasure to organize this webinar for you. Appena saranno pronti i video vi contatto e vi do la possibilità di scaricarli direttamente. As soon as I prepare the video, I reach out to you to send it and to other things. Thanks a lot. It's okay. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Vi ringrazio. My pleasure. Thanks. Bye bye.